E novità per la missione dell'astronauta Paolo Nespoli. A causa di problemi tecnici è stata spostata da maggio all'estate. Silvia Rosa Brusin lo ha incontrato in un'azienda di giovani ingegneri che stanno preparando gli esperimenti per il suo volo. Quanto ti ha cambiato lo spazio? Quanto mi ha cambiato? È difficile dirlo perché così. Io direi che in generale il fatto di essere riuscito a realizzare un sogno quasi impossibile ti dà un po' più di sicurezza, un poco più di cosa, ma allo stesso tempo mi piace dire che sono rimasto ragazzino di sempre, sono rimasto ragazzino dell'oratorio che voleva fare cose fuori dal mondo. Oggi fuori dal mondo ci sono stato, ma mi domando sempre che cosa farò da grande. Cosa farai da grande? Questa è una domanda interessante, tu come risposta cosa ti dai? Paolo Nespoli è nella sede di Argotec a Torino. Sta per andare per la terza volta nello spazio, l'ultima fu nel 2011. Nella sua missione intitolata Vita, porterà sulla Stazione Spaziale Internazionale alcuni esperimenti nati qui. E lui discute con i giovani ingegneri. Se ho capito bene sono due le cose. Il primo, trovare un'architettura che funzioni meglio, quindi con una struttura interna o così. E il secondo, trovare un fluido che sostituisca l'ammoniaca che sia altrettanto efficace. Esatto. Argotec è anche il luogo dove si produce il cibo per gli astronauti, studiato da nutrizionisti, bilanciato, quasi terapeutico, per contrastare i problemi dell'assenza di gravità prolungata. Proprio niente a che vedere con il cibo del passato. Il cibo dello shuttle era estremamente salato, perché il sale conserva e allora mettevano il sale. Solo che se mangi sale salato per 10 giorni va bene, ma se mangi salato per 6 mesi hai una quantità di sale spaventosa nel corpo che crea degli scompensi. Quindi adesso hanno ridotto le quantità di sale e però devono stare attenti perché il cibo non si conserva più nello stesso modo. Questo è il cibo fatto apposta per Paolo Nespoli. Lasagna tradizionale, variante lasagna al farro. Ed essendo lui lombardo, risotto alla milanese. Una volta gli astronauti non mangiavano così bene. Ma il cibo dovrà attendere, notizia delle ultime ore. Nespoli doveva partire a maggio. Ci sono state le problematiche tecniche che hanno inserito dei punti di domanda nelle pianificazioni. Il problema è che prima di noi ci sono delle altre missioni. Finché queste non andranno e non saranno finite, non arriveranno a definire con precisione quando non lanceremo. Si pensa che probabilmente saremo spostati a un tempo da definire nell'estate, probabilmente a luglio. Intanto ad Argotec si lavora. Azienda giovanissima, fondata in piena crisi nel 2008 con un atto di coraggio, impiega 35 persone altamente specializzate. Ci stiamo focalizzando su due parti principali. Una è quella che riguarda tutto, diciamo, il benessere dell'astronauta e quindi tutta una serie di esperimenti che stiamo facendo sulla Stazione Spaziale Internazionale. E l'altro è uno dei nostri gioiellini, dei satelliti di piccole dimensioni, tra cui uno in pratica volerà nel 2018 su una missione americana.